Mi è stato chiesto da Diego in un commento su YouTube di parlare del mixare in tonalità. È un argomento molto interessante che mi preme approfondire, però c'è una domanda che viene prima a cui vorrei rispondere insieme a voi. Il DJ deve anche conoscere la musica, nel senso la teoria musicale? Parlando di teoria musicale, innanzitutto neanche per i musicisti è un obbligo. Molti sono musicisti storici divenuti famosi pur essendo completamente autodidatti, e anche magari tra questi c'è chi non è neanche in grado di leggere uno spartito, ma ciò non gli impedisce di realizzare dei brani che hanno fatto la storia, come di fare degli ottimi concerti. E lo stesso vale per il DJ, anzi a maggior ragione. Non c'è bisogno di conoscere la teoria musicale per saper mettere un brano dietro l'altro. Ma ciò non vuol dire che non sia assolutamente consigliato, per vari motivi. Innanzitutto, è inutile stare a parlare di mixare in tonalità se non si sa bene cosa vuol dire una tonalità, se non si sa cosa vuol dire l'espressione grado di una scala, eccetera. Diventa difficile riuscire ad orientarsi se non si ha un minimo di lessico riguardo la teoria musicale. Ma soprattutto, andando ancora un po' a monte, prima di addentrarsi nei meandri della teoria musicale e prima di iniziare a parlare di mixare in tonalità, la prima cosa da fare è allenare l'orecchio. Riuscire a imparare a distinguere quando i brani stanno bene insieme non solo dal punto di vista ritmico, ma anche dal punto di vista armonico e melodico. Capire quando gli accordi possono andare bene e quando invece no, allora è bene scegliere un altro brano prima di addentrarsi nelle regole, nelle introduzioni, nelle basi minime che possono essere utili per i DJ e per i produttori della teoria musicale. Dobbiamo allenare l'orecchio, dobbiamo imparare a riconoscere i brani che stanno bene l'uno accanto all'altro anche dal punto di vista armonico e melodico. Dobbiamo imparare a riconoscere le stonature, quando per esempio un mashup non va bene perché sono due tonalità che cozzano. E perché non va bene? Dobbiamo in definitiva allenare l'orecchio per imparare a capire come le cose funzionano e perché, prima di tutto per quello che è il nostro gusto personale. E poi capiremo che se il nostro gusto personale ci guida in una determinata direzione, perché molto probabilmente quei brani rispettano delle regole e allora è bene imparare a conoscerle. Alcune basi teoriche sarebbe bene averle. Che cos'è una scala? Che cos'è un accordo? Quali note compongono un accordo? Che cos'è che definisce una tonalità? È bene averle non soltanto per la propria conoscenza personale, ma perché applicando queste piccole nozioni di base tutto diventa più facile, sia nella produzione che nella costruzione di un buon DJ set che suona anche bene. Ma questo diventa inutile se noi non siamo in grado di riconoscere due brani che suonano bene insieme da due invece con delle stonature tremende. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!